Ciao a tutti dal Ciclista Anonimo, siamo su Tour de France 2020 per continuare il tour con la Jumbo-Visma. Dopo 4 tappe, maglia gialla c'è Julien Alaphilippe con 28 secondi di vantaggio su Thijs Benoot e poi c'è il nostro Primoz Roglic a 38 secondi in terza posizione. Abbiamo in classifica anche Steven Kruijswijk in 12ª posizione a 2 minuti e 08 dalla maglia gialla e Tom Dumoulin in 16ª posizione a 2.42. Siamo in maglia qua con George Bennett e anche in maglia verde con Dylan Groenewegen. Siamo anche in testa alla classifica squadre e alla classifica della combattività invece abbiamo Reza, mentre per la maglia bianca c'è Bernal e noi siamo quarti con De Plus. Andiamo a giocare la quinta tappa di questo tour, recuperiamo le energie con i nostri corridori. È stata una tappa dura la quarta, con Alaphilippe e Benoot che hanno espresso una prestazione incredibile. Questa quinta tappa parte da Gap ed arriva a Privat, è una tappa per velocisti, anche se c'è l'incognita venta a metà tappa. Sì, anche dopo metà tappa in realtà è l'incognita venta, bisognerà stare molto attenti. Favoriti sono Groenewegen, Gaviria e Caleb Ewan. Ricordiamo che per il momento su 4 tappe ne abbiamo vinte 2, una con Roglic e una con Groenewegen. Kruijswijk viene dato in ottima forma, ma in una tappa del genere purtroppo ci serve a poco. Groenewegen invece è in buona forma. Proveremo a fare una buona volata con il nostro velocista che ha anche la maglia verde. Hello and welcome to all. The road followed by the riders today leaves little doubt about the scenario that will unfold. In the absence of any maglia gialla c'è la Philippe, ma non penso che sarà pericoloso per la classifica alla fine di la Philippe. Poi sulle grandi salite dovrebbe cedere. Dunque, ordiniamo a Tony Martin di proteggere Dylan Groenewegen in modo da fargli risparmiare più energia possibile, e facciamo fare il solito lavoro di protezione a De Plus nei confronti del nostro capitano che è Roglic. De Plus che comunque non è messo male in classifica, è intorno alla 30ª posizione in classifica generale ed è quarto nella classifica dei giovani. De Plus è un ottimo corridore, però ovviamente nella nostra squadra è costretto a lavori di gregariato, dunque è evidente che sia la sua classifica generale che la sua classifica per quanto riguarda la maglia bianca sono sacrificate, anche se non penso che la classifica giovani possa far meglio di una terza posizione, perché Bernal e Pogacar sono ovviamente molto più forti di Laurent De Plus, che è comunque un ottimo corridore, così come George Bennett, che lo abbiamo invece delegato sia al lavoro di gregariato che forse anche ad una classifica scalatoria. Attualmente la maglia qua, vediamo se potremmo mantenerla nelle prossime tappe. È andata via una fuga di ben 7 corridori, strano che il gruppo ha lasciato andare via così tanti corridori. Sono Gasparotto, Lilian Calmejan, Jonathan Rimmert, Ben Hermans, Nils Polit, Pascher e Nathan Haas, anche quindi buoni corridori in questa fuga. Davanti a tirare sembrano esserci Lotto Sudal, Emirates e The Tonic Quick Step, diciamo le solite squadre. Noi cerchiamo di fare un po' i furbi su chiaruote e di risparmiare i nostri uomini, anche perché abbiamo 3 per la classifica generale. Abbiamo il velocista che è Groenewegen, quindi abbiamo pochi gregari. Abbiamo De Plus e Tony Martin con Bennett, che comunque lo stiamo delegando anche per la classifica scalatoria, Van Aert, che definirlo gregario è comunque un'offesa, ma lo stiamo utilizzando in questo modo purtroppo. Wout Van Aert. Ci avviciniamo allo sprint intermedio che facciamo, però non è molto importante perché essendoci una fuga di 7 davanti si sprinterà per l'8ª posizione che dà pochi punti, quindi non è comunque la fine del mondo se non dovessimo ottenere un buon piazzamento a questo sprint intermedio.
diverse se davanti c'è una fuga solo di due corridori, tre corridori, e si sprinta già per 13, 15, 17 punti. Però comunque, se riusciamo a prendere qualche punticino, non è male. C'è vento, come possiamo notare dalle scie che escono dalle braccia dei corridori. Falso piano qui in salita, poi discesa, siamo un pochino gruppati dietro purtroppo, e non so se riusciremo a fare un buono sprint con Groenewegen. Infatti addirittura cadiamo, mamma mia, se avessimo fatto una caduta del genere nella realtà, quindi non prendiamo nessun punto. Comunque Iwan ne ha presi solo 8, quindi non è assolutamente la fine del mondo. Anche se ci siamo ammazzati, nella realtà sarebbero stati problemi con una caduta di questo tipo. Facciamo alimentare tutti gli altri corridori, anche se non ne hanno così tanto bisogno, dato che è una tappa piuttosto semplice. Io direi di velocizzare e andare avanti. Nella fuga finale però non dobbiamo farci prendere, non dobbiamo farci cogliere impreparati, dobbiamo stare attenti e prendere il controllo molto prima. Dobbiamo stare attenti anche nella zona esposta ai venti, speriamo che il vento non sia troppo forte in quella zona, anche se è lontano dal traguardo. Davanti comunque la fuga è di 7, quindi bisogna stare attenti perché ci sono corridori buoni. C'è Polit, Gasparotto, Natanas, Calmejan, Hermans, ci sono ottimi corridori all'interno della fuga, quindi non bisogna sottovalutarla. Ma ovviamente noi, come abbiamo già spiegato, non tiriamo perché abbiamo 3 uomini per la classifica, abbiamo pochi gregari, non abbiamo tutta la squadra per uno, o al massimo per uno scalatore, per un velocista. Abbiamo pochi gregari e abbiamo tanti capitani con ambizioni, quindi non possiamo assolutamente sacrificare gente come De Plus o Tony Martin in queste tappe. E si fa gran fatica perché la fuga va forte, dato che sono in 7, e si fa fatica per andarla a chiudere, attenzione. Ok, 10 km alla conclusione, io direi di far alimentare i corridori. Forse dovevamo prendere il controllo con Groenewegen un po' prima, ma ci siamo fatti sorprendere. A questo punto ordiniamo a Van Aert di proteggere Groenewegen e vediamo se riusciamo a risalire un po' di posizioni. C'è da dire che comunque il tempo c'è per farlo, sempre se il gioco non crasha, come capita spesso purtroppo. La fuga secondo me non si prende più, perché 57 secondi voglia di chiudere in appena 9 km, non è che è un corridore, solo due corridori, una bella fuga. Adesso sono solo 5, due si sono staccati, ma i due che si sono staccati, che stanno per essere ripresi, sono Ivert e Nils Polit. Strano che Nils Polit si stacca, un gran corridore. E la fuga arriva, 7 km, Lotto Sudal a tirare come dei forsennati. Anche Quintana lì davanti. Tony Martin direi di metterlo in protezione di Steven Kruijswijk. E Bennett in protezione di Tom Dumoulin. Così proteggiamo tutti i nostri capitani, mentre Van Aert dovrebbe venire in nostra protezione, ma non lo vediamo in questo momento. Fuga che a 50 secondi c'è questo falso piano in salita. Questa è la tappa che ha vinto, credo, Van Aert. E qui dura, perché comunque Groenewegen non è uno che sulle salitelle se la cavi un granché, anche se la pendenza è comunque facile. Però Groenewegen non è un corridore adatto a percorsi vallonati, è più un corridore da piattoni. Vedete, qui c'è quest'altro dentello, quest'altro strappetto con la fuga che secondo me non la prendono più. Van Aert che non lo vediamo purtroppo nelle prime posizioni, e si sprinterà per la 6ª posizione, presumo, anche se la UAE, la Lotto Sudal insistono con grande energia e grande forza
per andare a chiudere sulla fuga, addirittura Christoph in prima persona a tirare per Fernando Gaviria e la lotta usura con Gilbert e John Degenkolb, corridori che si sacrificano per i loro velocisti, noi invece passivi alle ruote con Groenewegen. Attenzione che la fuga è a solo 32 secondi, a 2,7 dal traguardo, Gaviria adesso anche davanti, e qui c'è questo tratto in salita che non fa assolutamente bene a un corridore come Dylan Groenewegen. Dari Limpei, attenzione, perché Dari Limpei, quando la strada sale leggermente, è uno un velocista adattissimo. Diamo il gel rosso un po' a tutti i corridori, a Van Aert, a Tony Martin, a De Plus, a George Bennett, Kreuzvik, Dumoulin, Roglic, attenzione ai buchi. E attenzione a non farci sorprendere già qui con Groenewegen, fuga che sta addirittura per essere richiusa. Un chilometro alla conclusione, volata che potrebbe essere lanciata adesso da Nasser Bouhanni con ruota di Giacomo Nizzolo. Proviamo a fare la volata con Groenewegen, Trentin, proviamo a saltarlo, colpo di reni, fuga che però è arrivata, credo. Fuga che però è arrivata. Forse per noi è meglio così. Dovremmo aver mantenuto la maglia verde. Finale duro, finale davvero duro, non adatto a Groenewegen, forse era più adatto a Van Aert, anche se Van Aert non era in grandissima condizione. Infatti vedete Trentin e Limpei davanti, che non sono dei velocisti puri, questo spiega la difficoltà di questo arrivo, e davanti comunque 5 fuggitivi, quindi noi ci siamo piazzati in ottava posizione con Groenewegen, comunque altri punti importanti che dovrebbero aver consolidato la maglia verde. Attenzione perché vince la tappa. Pascher della Vital Concept, quindi questo è un successo davvero inaspettato. Maglia gialla che resta a Julien Alaphilippe, la classifica generale dovrebbe essere rimasta invariata. Maglia verde che resta il nostro Groenewegen, comunque abbiamo portato punti a casa anche oggi. Maglia qua che resta il nostro George Bennett. E maglia bianca che resta ad Egan Bernal. This result is clearly not up to my expectations. Quindi ottavi con Groenewegen, vince la tappa. Pascher che batte Gasparotto, Hermans, Calmejan e Haas. Natanas è uno che è molto veloce, mi sembra strano che venga battuto da Pascher. Ma più che altro magari Pascher è anche veloce, non lo conosciamo noi, perché Gasparotto secondo è un altro veloce, ma fa strano vedere Natanas che comunque in volata viene battuto da Lilian Calmejan e Ben Hermans, evidentemente è arrivato senza energie. Poi sesto Trentin, settimo Dare Limpei, quindi vincono la volata del gruppo 2 che non sono due velocisti, non possiamo definire velocisti puri. Poi ottavo Groenewegen, ci siamo piazzati con lui. Nono Ackermann, decimo Bonifazio, undicesimo addirittura la maglia gialla di Alaphilippe, 12esimo Buoni, 13esimo Colbrelli, 14esimo Pogacar. Comunque gli altri velocisti non si sono piazzati, quindi benissimo così, non abbiamo preso buchi a quanto pare. No, nessuno ha preso buchi, quindi classifica generale che resta invariata, così come la classifica per quanto riguarda la maglia Pua. Nella maglia verde andiamo a 96 punti contro gli 83 di Gaviria. A 76 punti va Pascher, attenzione, perché era andato in fuga già in un'altra tappa, aveva vinto lo sprint intermedio, quindi incredibile, Pascher in terza posizione. Maglia bianca che resta a Bernal, classifica squadra siamo sempre in testa, e classifica combattività in testa c'è Resa della Vital Concept, sempre con Pascher della Vital Concept. Questa squadra professional francese sta facendo sfracelli in questo Tour de France. Bene, il video termina qui, iscrivetevi al canale del Ciclista Anonimo e lasciate un mi piace, ci vediamo nei prossimi video per continuare il Tour de France con la Jumbo Visma. Ciao a tutti.